Robert che ci segue da Londra e ci adoro l'Italia e non vedo l'ora di poter tornare a fare le vacanze a Firenze e a Perugia. Sono bellissime città. Lui ha 32 anni, è un gruppo AB e dice: in quest'ultimo anno ho sofferto di attacchi di ansia e ho avuto molta paura per il Covid. Ho capito solo ora che sono aumentato di 7 kg e ho il colesterolo alto a 272. Cosa posso fare? Grazie e complimenti per la trasmissione. Allora, gruppo AB, allora, ma certamente adesso qua stiamo freschi, spostarsi, ma ci vogliono i passaporti speciali, carte verdi, rosse, gialle, bianche, blu, carte di ogni tipo. E poi ne parleremo alla fine, vediamo come va a finire. Qua stanno mettendo in piedi un ambaradan di quelli che ve lo raccomando, quasi la gente non si dà una mossa. Allora, uno dei piatti tipici. Ecco, dell'Inghilterra, della Gran Bretagna, del Regno Unito era il fish and chips, pesce e patate. Gruppo B, pesce e patate, che non siano crostacei e molluschi, che non sia polipo, ma il pesce tipico dell'Inghilterra, del nord della Scozia, ossia salmone, merluzzo e patate. E ben difficilmente una persona di gruppo AB ha dei problemi. Ben difficilmente. Quindi deve stare molto attenta a combinare correttamente gli alimenti e deve stare ben attento a non sgarrare, soprattutto nei momenti critici. Certamente c'è stato anche lì in Inghilterra un lockdown pesante, pesantissimo, li hanno chiusi, poi la gente si trova con un sacco di altri problemi, perché sono talmente furbi e astuti a livello planetario, perché oramai qua è stato omologato tutto, no? A livello planetario, ci sono quelli che danno queste dritte a livello planetario e che poi i problemi ci sono a livello planetario. Hanno rinchiuso la gente in casa, se la gente sta in casa che cosa fa? Non può fare attività fisica, non può muoversi e dove va a finire? Va a finire che si abbuffa, che mangia un sacco di porcherie solenni e che non le smaltisce, quindi saltano fuori un sacco di altri problemi. Poi le persone del gruppo B devono stare molto attenti perché, come ho sempre detto, ci mettete del tempo a evidenziare, a manifestare i problemi. Ma poi ci mettete molto, ma molto più tempo rispetto agli altri gruppi a saltarne fuori. Quindi attenzione, semplificare l'alimentazione. Anche in Inghilterra si trovano, mi ricordo io c'ero stato in Inghilterra, cos'era stato nel 73, le lenticchie venivano usate, le persone che ci ospitavano, ecco, le usavano alla grande. Colazione del mattino, le uova. Nei popoli anglosassoni erano sempre usate, non certamente col bacon, ma le mangi, magari le mangi con un suo frutto. Adesso che arriveranno, ci saranno le ultime mele, ci saranno gli ultimi kiwi, tra un po' arriveranno anche in Inghilterra le fragole, poi le ciliegie, può provare un frutto, un uovo, anche due, che non sia fritto nell'olio, se è fritto in pentole antiaderenti ci può anche stare. E poi un caffè oppure un tè verde a secondo di quello che vede e ritiene che la fanno stare meglio, certamente. Però c'è da stare attenti e ricordatevi, gruppo AB, quando decidete di sgarrare, ma sgarrate, questo è valido per tutti, ma soprattutto per il gruppo AB, non sgarrate in modo prolungato, sgarrate una volta ogni tanto e poi però rientrate subito nei ranghi, se no accumulate, accumulate, lì per lì non avete i sensori come possono averci, i sensori rapidi come possono averceli quelli di gruppo 0, e poi voi accumulate, accumulate, vi sembra di star bene e poi arrivano le batoste. Quindi attenzione, fish and chips, sponsorizziamo per il gruppo AB in Inghilterra. Magari le chips non fritte in qualche oliaccio nel burro, via dicendo, ma magari al forno bollite o via dicendo. E poi cercare tra tutti i pesci validi, adatti al gruppo AB, il tonno, lo sgombro, sardine, salmone, spada, palombo, sogliole, mamma mia, ce n'è. Basta stare soprattutto alla larga, dal pesce affumicato e dai crostacei e dai molluschi, crisi nera. E occhi ai dolci, perché lì in Inghilterra, secondo me, i dolci che fanno
come tutti i popoli del nord, sono dolci, straricchi, stracarichi di burro, e quindi ci possono essere sicuramente un bel po' di problemi, di problemini o problemoni. Tutti. La caratteristica dei dolci del nord Europa sono pieni di creme, pieni di burro, niente. Meglio i dolci mediterranei, quelli giusti, brutti e buoni, albume, zucchero e mandorle, o torta di mandorle. Prima di andare in pubblicità, ancora un messaggino. Sì. Una signora di Roma di 29 anni, gruppo 0, dice: volevo chiedere al dottore a cosa è dovuta la fame nervosa. E io più mangio e più ho fame. E a Certo. volte non riesco a saziarmi. Vorrei capire come mai. È una donna, è un gruppo 0, 29 anni. Certo, più mangia, non solo più mangia cose sbagliate e più lo stomaco non è contento, non è sazio, continua a chiedere dell'altro cibo. Se invece si mettesse a mangiare le cose giuste, un bel abbacchio a Roma, l'abbacchio, il piatto che ha fatto grande Roma, che gli ha permesso di diventare, ecco, la civiltà che è durata più a lungo e l'impero più esteso, forse, non so, forse c'era quello di Gengis Khan, ecco, che magari, ecco, combattevano per vedere qual era stato quello più sì. Si fronteggiavano per vedere qual era stato quello più ampio. Certo, l'abbacchio. A proposito, diciamo anche a Robert in Inghilterra, altro piatto tipico della Gran Bretagna, il lamb, l'agnello, agnello allo spiedo, non pieno di intingoli così. La Gran Bretagna, senza le chips, ma col fish e l'agnello, ha conquistato invece tutto il suo potere. Adesso poi lo sta perdendo. Sono arrivate appunto le patate, sono arrivati il mais, sono arrivate le tante tante altre cosacce, è arrivato il tè, e quindi poi stanno perdendo tutto quanto. Quindi a Roma proviamo a mangiare le cose giuste. Si trovano. Si trova il pesce. Mi ricordo quando ero stato a Roma, mi aveva colpito perché ero passato davanti a un negozio e questo negozio faceva del pesce. Proprio il pesce al cartoccio, e vi dicendo, magari certo c'è da stare attenti che non sia tanto fritto, che non sia pieno di olio, oliaci, ecco, fritti e rifritti, oppure il famoso abbacchio, una vaschetta di abbacchio. Provi a vedere se il suo stomaco è a posto. E come abbiamo dato il consiglio prima al signore di Bari, ecco, anche al signore del gruppo zero negativo, del Lazio, di dove era? Di Roma, vicino a Roma, Sì, era vicino a ecco, Roma. vicino a Roma, ecco l'uso di quelle buonissime mandorle, tostate, salate, col guscio un po', ecco, frantumato. Che così, invece che mangiare un sacco di schifezze, quando lo stomaco è colto da quegli attacchi di fame nervosa, lei provi a masticare bene a fondo una mandorla, una per una. E guarda che ce ne vuole, sa, di tempo per masticarla bene bene da renderla in poltiglia. È a posto. E vedrà che la fame nervosa passa. Ma anche lei si scriva bene. Ho mangiato questo, questo e quest'altro e dopo un'ora ho già voglia di mangiare. Dopo un'ora, un'ora e mezzo, due, lo stomaco mi chiede già dell'altro cibo. Provi un po' a vedere e scrivete. E occhi, attenzione alle bevande gasate e zuccherate. Attenzione. Quindi, un altro rimedio potrebbe essere, ad esempio, nel Salento che fanno, oltre che fare i taralli e fare le friselle, buone, buonissime, però quelle lì sono piene e strapiene di glutine. Nel Salento fanno delle fave fresche passate al forno che sono strepitose e buonissime. È che non le fanno conoscere tanto fuori dalla zona lì di Lecce del Salento. Fantastici. Sarebbero degli spezzafame favolosi. Un minuto di Un pubblicità minuto. e torniamo.
Cerchi un'alternativa ai soliti gusti? Allora il Fruttarolo è il posto giusto per te. Farine di legumi, amaranto, miglio, grano saraceno, quinoa e molto altro. Prodotti naturalmente senza glutine, ma anche senza latticini o lieviti. Se anche tu credi fortemente che la salute inizia dal cibo, vieni a trovarci. Siamo a Pianengo, Cremona, in via Roma 13. Sul web negozio.ilfruttarolo.it o arriviamo noi a casa tua con comode spedizioni in tutta Italia. Sabato orario continuato dalle 8 alle 18. FBio è una nuova idea di cosmesi naturale. Con un'ampia gamma di prodotti di cosmesi solida offriamo soluzioni per ogni esigenza. Shampoo, balsamo, doccia schiuma, scrub solidi certificati bio e vegan. Per il vostro benessere davvero sostenibile, scoprite e provate i prodotti FBio. Per saperne di più, potete visitare il sito ufficiale fbio.it. Milano1.it è informazione, sport, salute, alimentazione, lifestylist, made in Italy e tanto altro ancora. Ci puoi vedere, sentire, seguire dove e quando vuoi sul sito ufficiale della nostra testata giornalistica Milano1.it, su YouTube, sulla nostra web radio, in podcast su Spotify, Facebook, Instagram, scaricando la nostra app gratuitamente. Per interagire con noi puoi scrivere al numero WhatsApp 342 397 2391. Milano1.it, la tua compagnia senza confini. Buonasera, volevo fare i complimenti alla trasmissione per il bene che fate, grazie. Vorrei chiedere al dottor Mozzi per mia figlia ha 15 anni, è un gruppo A, ha un linfonodo all'inguine sinistro che le dà fastidio alla gamba, un leggero fastidio alla palpazione. Il ginecologo, attraverso l'ecografia, ha detto che sono linfonodi vecchi, di non badarci, probabilmente legati a qualche vecchia ferita alla gamba o al piede sinistro. Mi domandavo perché, però sente fastidio e dolore. Non è un dolore forte, però grazie mille, buona serata. Magari a volte sì, a volte no. E questo non devono farci caso. Ma un linfonodo vecchio in una ragazzina di 15 anni. Ma non lo so. E invece è possibile che sia il segnale di uno stato infiammatorio che si può scaricare a quel livello lì. Gruppo del sangue A della ragazzina? Sì. E certo, tanto appunto da guardare bene. Con la palpazione si può vedere, valutare bene quanto è grosso, se è mobile, se è dolente e via dicendo, se è duro, più o meno duro, molle, più o meno molle. E poi sapere un po' bene, sono tante le cose che possono far scattare un ingrossamento di un linfonodo. Anche l'uso del latte, dello yogurt, di certi dolci, di caramelle, di chewing gum, tutte cose che magari, di cioccolato, se poi il cioccolato al latte, figuriamoci. Sicuramente io penso che i linfonodi si ingrossino come reazione a un qualcosa che noi introduciamo e che non tolleriamo, perché magari qualcuno può avere dei colpi di tosse, può avere degli sternuti, può avere il naso che cola, può esserci il fenomeno di Raynaud con le mani che diventano fredde e via dicendo, e però ci può essere invece un linfonodo che si ingrossa. Quindi ci sarebbe bisogno di un po' di informazioni in più. Comunque state molto attenti, guardate, verificate bene che alimentazione segue questa ragazza e poi confrontarla. Perché se non sappiamo quali sono gli alimenti che usa in prevalenza, non possiamo dare una risposta un po' precisa. Comunque, per avere un ingrossamento linfonodale, ossia di un linfonodo, è necessario che ci sia l'introduzione frequente o anche quotidiana o frequente di qualche sostanza che non viene tollerata bene. Io ritengo sempre che i linfonodi si ingrossano come risposta immunitaria a un qualcosa di non ben tollerato. Ok. Andiamo da Marcello, in provincia di Benevento, Campania,
che ha 54 anni, un gruppo 0+, e dice: volevo chiedere cosa si può fare per regolare la ECG, bradicardia sinusale a FC 54 bpm, asse elettrico deviato a sinistra, grazie mille. Poi capire qual è la differenza tra un gruppo 0 positivo e un 0 negativo. Grazie. Gruppo 0 negativo sono sempre più cattivi e rognosi. Quindi... Vabbè, lui è 0 positivo, quindi siamo a posto. A cui io appartengo. Ah, tu sei 0, è già vero. Ecco, quindi sì, ma non è che ci siano delle grosse differenze, divergenze, non ha... Dipende, poi bisogna sempre vedere tante cose, uno può vedere e sperimentare. L'importante è che uno di zero negativo sappia bene come reagisce, come risponde il suo organismo. Quindi in questo suo caso, non saprei neanche io, ossia la frequenza è 54, ma ci sono persone bradicardiche. Ecco, sì, certamente la frequenza cardiaca ideale sarebbe attorno ai 70, 65, 70, 72, ecco, però non è che ci sono dei grossi problemi, tantissimi atleti sono bradicardici. Fausto Coppi, che poveretto poi è mancato non per i suoi problemi di bradicardia, ma per i suoi problemi con la malaria, e di qualcuno che non era stato così sveglio e astuto da diagnosticarla come invece avevano fatto in Francia con il grande Geminiani. E, sai, no, la storia, ne avevamo parlato forse, sì. che dalla Francia avevano mandato a dire ai medici qua in Italia che avevano in cura Coppi, da dire: ma guardate che qua Geminiani, che sono andati insieme a caccia in Africa, anche lui ha avuto dei problemi ed era la malaria. E gli italiani hanno detto: ma cosa volete sapere voi? Noi ci pensiamo noi, a Fausto Coppi ci ha pensato così bene che è schiattato in 448 una quarantina d'anni. Vabbè, cose, è così che a volte va al mondo, no? Essere proprio altezzosi, ritenersi infallibili e non aver bisogno di suggerimenti, cose invece che il dubbio dovrebbe sempre albergare nella testa delle persone. Un consiglio che diamo a questo signore di Benevento, della provincia di Benevento, tra l'altro, ecco, fate forza e coraggio alla squadra del Benevento, perché era partita bene e non sta andando mica più tanto bene ultimamente. Ecco, e che è a rischio serie B. Può fare attività fisica adeguata, alimentazione adeguata e soprattutto respirazione adeguata, esercizi respiratori. Questo le può permettere di migliorare tanto, tantissimo anche la sua funzionalità a livello cardiocircolatorio. Si prende un buon libro di yoga, se poi le persone imparassero bene a fare la OM, ecco, quelli quando si fa yoga, uno degli esercizi è quello di fare la OM prolungata, ossia espellere l'aria facendo questo rumore con la OM e tenendo più a lungo possibile l'emissione, poi inspirando, facendo sì che lavori molto il diaframma. Quando si espira il diaframma risale, si appiattiscono gli organi addominali, e invece quando inspiriamo, e sempre ricordatevi, fuori l'aria con la bocca, dentro l'aria con il naso, quando voi inspirate fate andare l'aria alla base dei polmoni, perché è lì che c'è il maggior scambio tra polmoni e sangue, è lì dove c'è la maggiore rete di capillari. Se voi vi esercitate, fate, come ho accennato poco fa, 3-4 esercizi di fila, non di più, ecco, perché sennò stramazzate, però lo potete fare 30, 40, 50, anche 100 volte al giorno, lo potete fare quando siete in macchina, quando state guardando la televisione, quando state siete a letto, sempre, quando state anche camminando, esercitatevi, migliorate la vostra capacità respiratoria,
introducete più ossigeno, e l'ossigeno è l'elemento fondamentale per tutte le nostre funzioni e attività del nostro organismo, e soprattutto per il cuore, il cuore e il cervello sono i due organi che hanno una fame boia di ossigeno. Quindi proviamo a vedere. Nel Beneventano, gruppo 0, agnello allo spiedo. E okay, poi vediamo come andiamo a finire. Invece andiamo da Michele, 65 anni, di Asti, gruppo A, a i reni multicistici bilaterali con le cisti a sinistra, centimetri 9,8, a destra 6 centimetri. Lui pesa 72 kg e dice: cosa dovrei fare per migliorare la mia situazione? Grazie mille, complimenti per la trasmissione. Gruppo del sangue? È A, 65 anni, Asti. Allora, il nome cosa ha detto? Michele. Ecco già, Michele d'Asti. Guardi, Asti, con gli spumanti, i vini, può stare tranquillo. Ben difficilmente è stato il vino, ammesso magari che lei, non concesso che lei sia un appassionato bevitore di vino. Il rene multicistico, e lei da bravo ha detto multicistico, non policistico, perché sono due cose differenti, anche se tutte e due stanno a indicare la presenza di cisti plurime. Ma il rene multicistico, come in questo caso, sono due cisti abbastanza grossine a destra e a sinistra. Può sempre controllare innanzitutto la funzionalità renale, e per valutare la funzionalità renale ricordatevi sempre che quando fate gli esami dovrebbero essere sempre presenti questi vari esami. Creatinina, volume del filtrato glomerulare, GFR, urea, acido urico, e per questo riguardano il sangue, e per ultima la proteinuria, le proteine presenti nell'urina. Con questi 5 valori voi potete valutare bene la funzionalità del vostro rene. Comunque, rene multicistico, mentre il rene policistico facilmente è su base anche genetica, su base ereditaria, se uno segue la stessa strada, ma invece il rene multicistico molto, ma molto probabilmente o latte, o yogurt, o formaggi, o dolci cremosi, sono stati la causa principale, per cui sarà opportuno e sarebbe opportuno farli sparire. Però ci possono essere tante altre sostanze, alimenti, che ne possono creare dei problemi, visto che adesso ci sono queste cisti consolidate. Si tratterebbe di sapere qualcosa di più. Le persone non ci vogliono dar retta, non ci vogliono dire: ma scusate, è possibile che io, che ho questi reni multicistici, sono così, con questo problema, perché ho mangiato in abbondanza per un po' di anni questo e quest'altro? E se no, dovete farmi avere la sfera di cristallo, altrimenti. Se no, non posso essere così preciso. Comunque, sempre in base a quello che io ho visto, sempre come seguaci di San Tommaso, posso dirvi che rene multicistico ben difficilmente si presenta senza l'uso continuo, prolungato, frequente o quotidiano di latte o yogurt o formaggi o burro o dolci, dolci cremosi, cioccolato al latte soprattutto, gelati e via dicendo. Vediamo. Okay. E controllare quindi la funzionalità dei propri reni.
Cerchi un'alternativa ai soliti gusti? Allora il Fruttarolo è il posto giusto per te. Farine di legumi, amaranto, miglio, grano saraceno, quinoa e molto altro. Prodotti naturalmente senza glutine, ma anche senza latticini o lieviti. Se anche tu credi fortemente che la salute inizia dal cibo, vieni a trovarci. Siamo a Pianengo, Cremona, in via Roma 13. Sul web negozio.ilfruttarolo.it o arriviamo noi a casa tua con comode spedizioni in tutta Italia. Sabato orario continuato dalle 8 alle 18. FBio è una nuova idea di cosmesi naturale. Con un'ampia gamma di prodotti di cosmesi solida offriamo soluzioni per ogni esigenza. Shampoo, balsamo, doccia schiuma, scrub solidi certificati bio e vegan. Per il vostro benessere davvero sostenibile, scoprite e provate i prodotti FBio. Per saperne di più potete visitare il sito ufficiale fbio.it. Milano1.it è informazione, sport, salute, alimentazione, lifestylist, made in Italy e tanto altro ancora. Ci puoi vedere, sentire, seguire dove e quando vuoi sul sito ufficiale della nostra testata giornalistica Milano1.it, su YouTube, sulla nostra web radio, in podcast su Spotify, Facebook, Instagram, scaricando la nostra app gratuitamente. Per interagire con noi puoi scrivere al numero WhatsApp 342 397 2391. Milano1.it, la tua compagnia senza confini. Mi chiamo Simona, gruppo zero positivo, ho 42 anni, adoro il dottor Mozzi, complimenti per la trasmissione, è di Alessandria, segno zodiacale dei gemelli, dice: purtroppo mi hanno diagnosticato il papilloma virus. Dottore, cosa devo evitare? Grazie. E poi dice anche: ma si può guarire? Sì, se no non avrei scritto il libro Si può guarire. Non avrei scritto Si può guarire se non si potesse guarire, perché ho visto guarire tante cose. Guardate, le uniche cose che non ho visto guarire sono state la SLA, la corea di Huntington e certe malattie create già alla nascita, come ad esempio ho visto guarire tanto diabete di tipo 2, l'ultimo esempio questo di questa bravissima suora di Milano, e poi anche la suora Giacomina, ecco, stupenda, strepitosa. Non ho visto guarire il diabete di tipo 1, l'ho visto migliorare nettamente, come non l'ho visto guarire, per cui ci sono tante cose da cui si può guarire, ma dal papilloma virus sì che si può guarire. Infatti bisogna capire prima di tutto chi è che l'ha portata ad avere il papilloma virus. Non credo. Gli anni quanti sono? 42. Non credo che siano stati rapporti sessuali. No. Ma uno stato infiammatorio, un indebolimento del proprio sistema immunitario a livello di apparato genitale. E anche qui latte, yogurt, formaggi, zuccheri, dolci, cacao, cioccolato, tutte cose da scordarsi. Tutte cose da scordarsi. E poi usare, andare in farmacia, acquistare quei bei perettoni ad uso per le donne per farsi le irrigazioni vaginali. Si utilizza della calendula o si usano i fiori secchi o freschi, però conviene avercene anche secchi perché non ci sono tutto l'anno, fiori di calendula, la calendula officinalis, che è un'asteracea, eccola qui, calendula officinalis, l'ho seminata anche lei nel lunedì, lei sì, prima proprio che piovesse, che dovrebbe nascere bene. Ho il fiore con cui si fa l'infuso e poi lo si usa per farsi le irrigazioni vaginali al mattino appena alzate per un po' di giorni di fila, tipo 3 o 4 giorni di fila, poi si può sospendere, poi si può riprendere, oppure mettendo un determinato numero di gocce di estratto fitoterapico, sia di tintura madre, di calendula, nell'acqua da usare poi per l'acqua da usare a temperatura ambiente, non granché calda, temperatura ambiente tiepida, non serve farla bollire, e da farsi dell'irrigazione vaginale.
cibo giusto, eliminando quelle che sono le cause, però anche nel suo caso poteva dirmi: è possibile che io, appassionato di questo, questo e questo, poi sia incappata nella storia del papilloma virus? Sarebbe stato sicuramente una dritta fondamentale, essenziale, per darle una risposta un po' più precisa. Comunque in genere sono quelle le cause più che possibili. E le posso dire che cibo giusto e irrigazioni frequente, fatte appunto tre in una settimana, tre o quattro giorni di fila, poi si può sospendere, dicendo, si può venire a capo del papilloma. La signora Gina da Agrigento: sono una paziente oncologica in cura chemioterapica per una massa retroperitoneale tra rene e pancreas e per un'attività metabolica a livello dei linfonodi mediastinici. A parte i vari disturbi della chemioterapia, quali nausea, vomito, mal di testa, dolore generalizzati, ho spesso la pancia gonfia. Faccio molta fatica a digerire, sono un gruppo 0 positivo e ha 60 anni. Cosa potrei fare? Potrebbe fare che mi fa sapere che colazione fa, che pranzo fa, che cena fa. Se no, signora, non possiamo dire dall'A alla Z. Se no, ve l'ho detto, prendete, vi leggete quel libro dalla copertina viola, La dieta del dottor Mozzi, provate a leggerlo, provi a confrontare, verificare che cosa sta usando adesso lei come alimenti, per vedere se, confrontando con quello che il sottoscritto dice in base al proprio gruppo, che cosa è meglio e conveniente mangiare, poi dire: bene, sì, in effetti io ho visto che rispetto a quello che dice Piero Mozzi sto usando alimenti decisamente non giusti, non corretti, che non dovrei usare. E lì sicuramente, signora, se lei ha avuto questo problema di una massa retroperitoneale e se ha un problema a livello di linfonodi mediastinici, lì, come abbiamo accennato prima, quella ragazzina di 15 anni con il linfonodo ingrossato a livello inguinale, ecco, i linfonodi si ingrossano quando il sistema immunitario reagisce a degli insulti frequenti, non una tanto, ma anche un tumore. È difficile che si sviluppi perché uno ha fatto una volta una mangiata e poi ha sviluppato un tumore. No, in quel caso lì magari può sviluppare un addome gonfio, può sviluppare una colica addominale, una colica renale, ecco, può sviluppare un fatto acuto, può avere una tachicardia, un'aritmia, ma non può avere un tumore. Per avere un tumore vuol dire che si è andato incontro a uno stato infiammatorio prolungato. Solamente uno stato infiammatorio prolungato, almeno di 15-20 giorni, un mese prolungato, allora sì che può scattare un qualcosa di quel tipo lì. Infatti, ultimamente mi ha contattato una collega che si è trovata una problematica tumorale a livello mammario e sì, non sono stati i latte derivati del latte, ma molto facilmente, se non praticamente più che verosimilmente, la causa è stato l'uso eccessivo di cioccolato. E quindi attenzione, dovete darci qualche dritta in più, qualche appiglio, se no non possiamo arrampicarci su per i muri se non abbiamo gli appigli. Allora ti leggo questo qua. La signora Marcella, 47 anni, gruppo B, da Firenze: negli ultimi 2 mesi le sono cresciuti dei porri e dei nei sulla pelle, nel cuoio capelluto e sul volto e anche un po' sulle spalle. Dice: inizio a preoccuparmi, quale potrebbe essere la causa? E ci scrive: come colazione faccio caffè e fette biscottate, a pranzo preparo qualcosa da me e lo mangio in ufficio. Alla sera cucino io e mio marito, però un piatto o di carne o di pesce con verdura. Qualche volta facciamo il risotto, non mangiamo la pasta. No.
Qui qualcosa va detto. Sì, brava, abbastanza precisa. Non ha detto che carne mangia, se mangia le fiorentine o se mangia del pollo. Questo non o se mangia del maiale, perché pollo e maiale potrebbero essere responsabili. Sicuramente quella colazione lì del mattino la si potrebbe rivedere e invece passare, visto che è un gruppo B, passare a frutto, uovo e un caffettino. E poi dipende però che cosa si prepara da sé che si porta al lavoro. Perché allora il consiglio che le do di cose che si prepara da sé da portare al lavoro potrebbe essere piselli e tonno, o cannellini o borlotte, fagioli, meglio ancora fagioli bianchi di Spagna con un poco di cipolla e tonno anche in scatola, va bene, se l'è preparato da sé e credo che ben difficilmente le spunterebbero dei porri, delle escrescenze. Questi fenomeni qui cutanei sul cuoio capelluto, sul volto. Quindi attenzione, sicuramente per un gruppo B il glutine è più che possibile che possa far scattare una reazione di questo tipo. Come pure è possibile, possibilissimo anche la carne e il salume di maiale, è possibilissimo il pollo. E attenzione ai prodotti senza glutine, cosiddetti senza glutine, perché le persone magari dicono bene, no, basta glutine, adesso prendi prodotti senza glutine, va, acquista prodotti senza glutine, magari sono pieni zeppi di mais, ecco che per il gruppo B forse è peggio ancora del glutine. Quindi andiamo avanti. Quindi attenzione, anche lei comunque può usare localmente la calendula, perché la calendula ha una proprietà stupenda di rigenerare i tessuti. E come pure, se lei non usa dei farmaci, usare la propria urina, l'urinoterapia, anche per problematiche tipo porri, tipo verruche, tipo calli, possono essere, l'urinoterapia può essere un rimedio valido, validissimo. In modo continuato, però. L'ideale sarebbe utilizzare la pipì del mattino, facendo, non utilizzando la prima parte, ma la parte centrale. Ok. Andiamo invece... E non ci ha detto però la signora di Firenze, di gruppo B, che dolci mangia. Perché a volte potrebbe magari essere... Magari non ne mangia. È difficile non mangiare dolci in Italia, è difficile. Va bene. In Amazzonia magari non ne mangia di dolci, ma è vero. Ma in Italia... Cerchi un'alternativa ai soliti gusti? Allora il Fruttarolo è il posto giusto per te. Farine di legumi, amaranto, miglio, grano saraceno, quinoa e molto altro. Prodotti naturalmente senza glutine, ma anche senza latticini o lieviti. Se anche tu credi fortemente che la salute inizia dal cibo, vieni a trovarci. Siamo a Pianengo, Cremona, in via Roma 13. Sul web negozio.ilfruttarolo.it o arriviamo noi a casa tua con comode spedizioni in tutta Italia. Sabato orario continuato dalle 8 alle 18. FBio è una nuova idea di cosmesi naturale. Con un'ampia gamma di prodotti di cosmesi solida offriamo soluzioni per ogni esigenza. Shampoo, balsamo, doccia schiuma, scrub solidi certificati bio e vegan. Per il vostro benessere davvero sostenibile, scoprite e provate i prodotti FBio. Per saperne di più potete visitare il sito ufficiale fbio.it. Milano1.it è informazione, sport, salute, alimentazione, lifestylist, made in Italy e tanto altro ancora. Ci puoi vedere, sentire, seguire dove e quando vuoi sul sito ufficiale della nostra testata giornalistica Milano1.it, su YouTube, sulla nostra web radio, in podcast su Spotify, Facebook, Instagram, scaricando la nostra app gratuitamente. Per interagire con noi puoi scrivere al numero WhatsApp 342 397 2391. Milano1.it, la tua compagnia senza confini. Senti Piero, invece volevo chiederti cosa vuol dire avere la bile densa? Perché poi c'è una signora che ha scritto, la signora Rossella da Milano, dice: sono gruppo zero, soffro di bile densa. Cosa dovrei fare? Io onestamente... No, dovrebbe fare davvero una buona ecografia da vedere e valutare che cosa c'è, perché uno non può dire soffro di bile densa. La bile densa uno può dire di averci se ha fatto almeno un'ecografia e si valuta il contenuto della cistifellea.
oppure fa degli esami del sangue per vedere e valutare la funzionalità epatica e vedere tra l'altro tra gli esami che sicuramente ci deve essere la bilirubina totale e la bilirubina frazionata e poi vedere anche le transaminasi, le gamma GT, ecco magari anche le lipasi, le amilasi, vedere un po' bene tutto quanto la funzionalità di fegato, bile, cistifellea e anche il pancreas. E poi magari bile densa, vuol dire che magari non viene scaricata bene, se la bile, non, se la cistifellea non scarica bene nell'intestino il suo contenuto, può essere che la bile tenda a concentrarsi, a diventare più densa e quindi avere più difficoltà ad essere poi eliminata, introdotta nel tubo digerente. Quindi non è un termine bile densa in sé per sé, ecco, che possa, ci possa far capire qualcosa. E okay, da saperci dire sempre, è possibile che se io mangio questo, questo e quest'altro la bile densa, però come le ho detto signora, vada a farsi una ecografia, farsi fare un'ecografia, ecco, in modo da vedere, da valutare bene la situazione, altrimenti siamo impossibilitati a dare un giudizio. Dove abita questa signora? Milano. A Milano, sì. Allora vediamo, speriamo che adesso con queste storie giallo, verde, blu, bianco e via dicendo, rosso, arancione, si possa avere di nuovo la possibilità di poter partecipare ai vari mercatini biologici, quello di Monza che è vicino a Milano. Fino a pochi giorni fa non ci si poteva spostare da un comune all'altro, ecco, da un comune, da una città di, ecco, di sede, di capoluogo di provincia a un altro. Adesso vediamo se adesso con queste nuove insomma provvedimenti invece sarà possibile, per cui magari chissà che non riusciamo a vederci la quarta domenica di che tra l'altro che giorno, dunque adesso abbiamo il 2 2 9 16 23 giocateli all'otto, giocateli all'otto, 23 maggio, chissà che non riusciamo a essere presenti dopo un sacco di tempo al mercatino biologico di Monza in piazza Caroviolo. Quindi allora magari se lei avrà degli esami si potranno vedere, valutare. Bisogna mangiare in modo che la bile si scarichi, è tutto lì. Però almeno faccia un controllo, veda sia ecografico sia esami del sangue per vedere almeno la bilirubina. Torniamo un secondo dalla signora di Giovanna, quella di Pordenone, che dice come fitoterapici prendo il sambuco, il ribes nero foglie e l'oleolito di iperico e alla mattina beve il caffè di cicoria. Sì, e attenzione, che magari che non sia troppo concentrato il caffè di cicoria. Ho detto il caffè di cicoria, guardate che è potente se lo fate nero come la pece. Deve diventare color mandorlo. Ma facciamo così, signora. Veda di identificare quali sono gli alimenti che lei adesso sta usando quotidianamente. Dal caffè di cicoria, o magari dall'olio d'oliva extravergine, o magari da qualcos'altro. Veda, perché appunto se questa storia c'è e sta venendo avanti da un po' di tempo, vuol dire che lei sta usando delle sostanze in modo continuato. Mi chiamo Cristina, 47 anni, gruppo AB, ho appena subito un intervento di asportazione di un carcinoma spinocellulare sull'ala del naso. I medici mi dicono che la causa è il sole. Dottore, mi può dare il suo parere? Grazie mille, complimenti per la trasmissione. Ma bisognerebbe sapere intanto quando
è insorto? Quando è che l'ha visto? Quando è che se n'è accorta? Quando è che è spuntato questo bel regalo sull'ala del naso? Il sole? Ma non lo so, io dubito che sia il sole. Poi però bisognerebbe vedere, perché se è saltato fuori adesso non mi si può dire che sia stato il sole. Ma te lo immagini? La gente che va in giro con la mascherina, adesso che razza di sole ha preso per poter sviluppare un carcinoma sull'ala del naso? Questa qua non esiste, se è successo adesso, ma se è successo anche praticamente, visto che la mascherina, quando è che la gente l'ha tolta? Un po' l'estate scorsa, sì e no, ma andavano lo stesso in giro con la mascherina, quindi è da un anno che la gente va in giro con la maschera e di sole in faccia ne prende ben poco, ma poco, quindi no, secondo me invece gruppa B dovrebbe sapere le abitudini alimentari, ma è possibile che certi tipi di carne, certi dolci, soprattutto i dolci cremosi, compresi il cacao e il cioccolato, se poi fosse il cioccolato con le nocciole, mamma mia, certo che potrebbe causare una storia del genere. Latte, derivati del latte, sì, possono essere tanti gli alimenti usati in modo continuato per un certo periodo, come ne abbiamo parlato poco fa, che un alimento usato in modo prolungato per un periodo, non certamente per 2 o 3 giorni, ma magari per qualche settimana di fila o qualche mese di fila, può far scatenare una cosa del genere. Certamente sarebbe stato da vedere, da valutare, vedere l'estensione, vedere come si manifestava, che disturbi creava, se sanguinava oppure no, se attraverso di quello fuoriusciva del materiale. Comunque la causa, io penso e ritengo che siano stati degli alimenti che lei ha introdotto in modo frequente, continuato, frequente, per un certo periodo. Se lei ci manda a dire qualcosa, per dire, è possibile che io ho usato questo e quest'altro alimento per un tot di tempo e poi mi è saltato fuori questo carcinoma sull'ala del naso, verifichi i confronti con quanto scritto per quanto riguarda il gruppo AB sul libro La dieta del dottor Mozzi, da vedere se per caso tra gli alimenti che lei usava, ecco, c'erano alcuni alimenti che per lei non erano indicati, ma anche cose che si possono trovare frequentemente, tanto per dire anche il mais, per dire le nocciole, per dire i semi di sesamo, i semi di zucca, il pepe, il peperoncino, il peperone, mamma mia, per non parlare appunto di dolci cremosi, tante cose potrebbero portare a questo. L'importante sarebbe risalire alla causa, perché se noi risaliamo alla causa, certamente il problema non si presenta più, molto probabilmente non si ripresenta più. Se noi non riusciamo a capire quale è stata la causa, allora è facile, è possibile che si ripresenti il fatto. Mi viene da pensare, non so se ne avevi sentito questa notizia, che qua tra l'altro non è molto distante da qua, perché è successa a Borzonasca. Borzonasca è la strada che va verso Chiavari, sì. Si prende la Valtrebbia, in località Marsaglia si divide in due, la statale 45 porta a Genova, la statale invece della Val d'Aveto porta a Chiavari. Prima di Chiavari c'è Borzonasca. A Borzonasca c'era un centro di qualcosa, insomma, di persone che facevano pratiche di non so, di meditazione o roba del genere. Un medico che frequentava quel centro è intervenuto su una donna che frequentava quel centro e le ha asportato, tra l'altro lì, perché si vede che era di piccole dimensioni, un neo. Questo neo, che non era stato analizzato e tutto quanto, era un melanoma. Dopo 2 anni la signora
non c'era più, è deceduta, si è riempita di metastasi. Quel neo era praticamente la pattumiera del sistema immunitario della signora. Tolta la pattumiera, non è stato detto alla signora che doveva togliere anche i rifiuti che in genere andavano a riempire la pattumiera. Per cui i rifiuti si sono sparpagliati sotto forma di metastasi, di secondarismi, termini che adesso si usa di più, di secondarismi nel corpo umano. E questa donna è deceduta in 448. Il medico è stato inquisito, perché in effetti non si può intervenire così. Ma anche se ci fossero state prese tutte le precauzioni, tutti averlo fatto in una clinica, in un reparto ospedaliero, chirurgico ben specializzato, se fosse stata fatta anche l'indagine, ecco, istologica, ma se non si rimuove la causa, non c'è santo che tenga. Il secondarismo e la metastasi si possono, non è matematica, ma quasi, si possono ripresentare con gli interessi, come dico sempre io. Quindi è per quello che è necessario, è fondamentale sempre cercare di capire il perché delle malattie, di tutte le cose bisogna capire il perché. E quindi in questo caso, signora, è stato tolto, le è stato fatto l'esame istologico, forse l'avevano fatto anche prima dell'intervento, però bisogna capire come mai. Quindi veda lei, cerchi di capire quali alimenti lei aveva introdotto in modo continuato. Il sole, non lo so, se mi fa sapere da quando si è manifestato, se mi fa sapere, tra l'altro non ci ha detto da dove chiama, da dove telefona, da dove manda il messaggio. Adesso sono già andato avanti dopo la ricerca. Perché magari non la ricerca, è neanche un posto dove c'è un grande, grandissimo sole. Per cui io propendo, più che per il sole, propendo per una reazione immunitaria, un qualcosa che veniva introdotto molto molto frequentemente. Allora, grazie a te Piero per tutti i consigli che regali sempre. Grazie a tutti voi che ci seguite sempre con tanto affetto. Avete sempre disponibili le clip, le puntate, quindi quando volete la nostra compagnia è la vostra compagnia. Quindi ci vediamo tutti insieme al prossimo diretta. Grazie, buona serata. Buonasera a tutti quanti e tanti auguri. Alternativa ai soliti gusti? Allora il Fruttarolo è il posto giusto per te. Farine di legumi, amaranto, miglio, grano saraceno, quinoa e molto altro. Prodotti naturalmente senza glutine, ma anche senza latticini o lieviti. Se anche tu credi fortemente che la salute inizia dal cibo, vieni a trovarci. Siamo a Pianengo, Cremona, in via Roma 13. Sul web negozio.ilfruttarolo.it o arriviamo noi a casa tua con comode spedizioni in tutta Italia. Sabato orario continuato dalle 8 alle 18.